Salve a tutti. Allora, abbiamo realizzato il partito meridionalista a Marsala. Sapete un po' tutti, e anche per chi non lo sapesse, è una aggregazione di più movimenti. Io sono stato segretario politico del Movimento Duo Siciliano. Oggi ho l'onore di essere il segretario del partito meridionalista. Siamo tutti quanti felici di questo passo. Vi ricordo che aver costituito il Partito Meridionalista a Marsala ha un valore fortemente simbolico. Non starò qui a ripetere i motivi, li conoscete abbastanza tutti. Parte questa nostra sfida molto importante. Stiamo ricevendo una marea di adesioni, ma veramente tante. Vi ringrazio per questa attenzione. Io sono convinto che anche alla luce del nostro programma, arriveranno ulteriori adesioni, dobbiamo necessariamente diventare tanti. Siamo felicissimi di aver fatto questa alleanza storica con i siciliani e infatti uno dei passaggi del nostro programma è proprio quello dell'attuazione dello Statuto Speciale della Sicilia. Questo potrà avere un risvolto, proprio in convenienza anche da parte del sud continentale. Ma è evidente che non è soltanto questo il nostro programma, certamente c'è anche l'equità territoriale, ma la difesa del nostro popolo in senso generale sparso in tutto il mondo e non solo nel sud italiano, anche in Italia, ma comunque nel mondo, è un'altra priorità. Ma le categorie del lavoro vanno assolutamente salvaguardate. Noi dovremmo rappresentare una barriera, una diga invalicabile nei confronti dello Stato italiano e dell'Europa che continua a falcidiare le nostre piccole e medie attività, di cui è un tessuto commerciale, è un tessuto economico e del lavoro, che è una peculiarità, lo è sempre stato, di tutto il Sud. Quindi la nostra azione politica sarà veramente basata su questo e noi ci auguriamo di avere proprio le categorie del lavoro da noi, vicine a noi, altro che confederazioni di carattere sindacale. Noi dovremmo imporre la nostra politica. Chiaramente alla base c'è il nostro lavoro, c'è il lavoro. Ma ovviamente guarderemo a 360 gradi anche le gravissime problematiche della sanità, le discriminazioni della nostra gente. Guarderemo con attenzione anche quello che capita, quello che sopportano le categorie degli invalidi, purtroppo anche questo, e soprattutto chi non ha nemmeno un tetto. Vedete, la nostra è una scelta di campo ben precisa. Noi non saremo né a destra né a sinistra, né a centro. Noi invece tuteleremo soltanto il territorio del sud ex due Sicilie. Tuteleremo il nostro territorio, cercheremo di riaggregare il nostro popolo, cercheremo di riaggregare territorialmente l'intero sud, proprio per farne una forza potente in ogni settore, da quello economico a quello finanziario al sociale. Ora, c'è una cosa che io vi voglio dire, è dell'ultima per questo frangente di oggi. Si continua a dire in rete un qualcosa che sino ad oggi veramente è stato forse più il voler affermare un principio, il motivo della divisione. Continuare a dire tutti quanti insieme, altrimenti non si fa nulla, veramente è una cosa che non può essere più tollerata. Noi siamo profondamente diversi l'uno dall'altro, ma contestualmente abbiamo a cuore tutti quanti l'affermazione del nostro territorio. Bene. Noi dobbiamo anche guardare quello che succede altrove, cioè nelle aree politiche. E voglio dire, magari la destra è composta da 5-6 partiti, la sinistra è composta da 10 partiti. Sono lì a mettersi tutti insieme al momento delle campagne elettorali. La mia proposta, la proposta del Partito Meridionalista è un'altra, e cioè nei momenti elettorali costituiremo
cercheremo di costituire un fronte elettorale meridionalista. Questa è la mia proposta che ritengo non possa essere bocciata sic et simpliciter. Se si vuole bene alla nostra terra e al nostro popolo, quello sarà il momento di mettersi d'accordo. E questo non è un solo messaggio lanciato così, campato in aria. Mi rivolgo veramente a tutti, dal Movimento Equità Territoriale di Pino Aprile alla stessa CMI, ex confederazione che tra poco diventerà partito. Bene, noi siamo aperti, letteralmente aperti, disponibili a considerare questa eventualità. Noi la auspichiamo tutti insieme, almeno nel momento elettorale, per cercare di arginare le politiche che vedono, tutte le politiche che sino ad oggi ci hanno imposto di subire, che siano queste romane, che siano queste milanese, che siano queste di Bruxelles o del mondo intero contro di noi. Viva il Sud, viva le due Sicilie, e cerchiamo veramente di fare meno polemiche e molti più fatti. Arrivederci a tutti.